Matteo Salvini copia da Serafino Massoni, perché c'è una trasmissione che io poi metto come link nel riassunto di questo video, dove Matteo Salvini dice che l'Italia deve tornare a stampare moneta. Ma io sono ormai 12-13 anni che dico che l'Italia deve tornare a stampare moneta. Sì, e Matteo Salvini copia da me, perché Matteo Salvini mica lo fa vedere, mica lo fa vedere l'euro, la banconota, io la faccio vedere pubblicamente. La differenza tra me e Matteo Salvini è che Matteo Salvini propone di tornare alla lira. E invece la mia proposta è quella di restare nell'euro, ma di stamparlo noi l'euro, Banca Italia. E Banca Italia deve stampare l'euro di nascosto, capito Matteo Salvini? Di nascosto, senza dirlo agli europei, cioè tutto il popolo italiano, zitto, zitto, non deve trapelare nulla al di fuori dei nostri confini territoriali. Banca Italia stampa l'euro, ci prendiamo gli euro che ci manda l'eurozona, gli euro che ci manda, come si chiama qua, Mario Draghi, ci rimanda Mario Draghi. Di più noi stampiamo tantissimi altri euro di nascosto, però senza dirlo a nessuno. Quindi restiamo dentro l'euro, facciamo la nostra bella figura. L'Italia resta nell'Eurozona, però di nascosto la zecca di Banca Italia stampa quantità enormi di euro in silenzio, senza dirlo a nessuno. E poi questi euro stampati di nascosto vengono distribuiti alla popolazione, secondo le necessità della popolazione. Questa è la differenza tra me e Matteo Salvini. Matteo Salvini propone che l'Italia torni a stampare la moneta in proprio, ritorno alla lira. No, 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 si deve restare in buoni rapporti con l'Europa. Noi dobbiamo continuare a stare dentro l'Eurozona, capito? Qui però si tratta solo di restare nell'Eurozona, continuare a usare l'euro, ma a stampare di nascosto tutti gli euro di cui abbiamo bisogno, capito? Matteo Salvini, acqua in bocca, nessuno deve dire niente agli europei, capito Matteo Salvini? Questa è la situazione, Matteo Salvini, parola di Serafino Massoni. Direte a me, Matteo Salvini, restiamo nell'euro, tutti zitti, acqua in bocca però, e affidiamo alla nostra zecca il compito di stampare clandestinamente, di nascosto, quantità enormi di euro, in maniera da soddisfare tutte le necessità del popolo italiano. Ok Matteo Salvini? Bene caro, a te Matteo Salvini e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.